Ho notato, lo studio constata che le pressioni per l'assorbimento finanziario hanno avuto un impatto sull'efficienza del processo di chiusura, quindi le spese dichiarate hanno raggiunto il target che era previsto. Questo in termini di quantità e quindi potrebbe anche farci rallegrare, ma in termini di qualità dei progetti ci dovremmo rallegrare lo stesso? E ancora, riguardo all'uso dei progetti retrospettivi, ovvero quei progetti che inizialmente sono stati finanziati con risorse nazionali e poi sono stati ritenuti coerenti con gli obiettivi comunitari e quindi finanziati anche con i soldi europei. Nello studio ho visto che avete affrontato questo aspetto, però evidenziandone dei rischi. Ho trovato anche interessante, anche se disarmante per quel che riguarda il mio paese, la distinzione in quattro gruppi dei paesi e quindi notare come l'Italia, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Romania e la Slovacchia siano state classificate very late absorber. Quindi le domande da tecnici: cosa pensate di questa vertiginosa accelerazione che noi constatiamo anche nelle precedenti programmazioni e quindi che avete riscontrato in questi paesi very late absorber, e quali sarebbero le vostre raccomandazioni al riguardo per la futura programmazione? Poi quindi potrebbe dettagliare meglio anche in questa sede quali sono i rischi dell'uso di questi progetti retrospettivi.